Intanto la ringrazio per l'intervista, anche se c'è poco tempo. Ringrazio anche tutto il suo ufficio stampa, che è stato veramente gentilissimo, anche il portavoce. La prima domanda che volevo farle è: cosa ne pensa del solare termodinamico sviluppato da Enea in generale come tecnologia? Le sembra... Sì, è una tecnologia, è una tecnologia che conosco molto bene. Tra l'altro ero vice commissario dell'Enea quando il progetto è stato finalizzato. È una tecnologia che è importante in generale nel suo layout, perciò in tutta la sua struttura, ma è importante anche per le componenti rappresentate sia dagli specchi, certo, sia dai collettori. Sono tecnologie che vedono l'impresa italiana all'avanguardia e noi siamo impegnati a sostenerla sia in Italia che a livello internazionale. Quindi è una tecnologia su cui puntare per il futuro? Assolutamente sì. Carlo Rubbia ovviamente aveva proposto questa tecnologia e Carlo Rubbia aveva proposto anche un'altra cosa, sempre per quanto riguarda l'energia, ma di stampo totalmente diverso, un Rubbiatron, cioè una centrale nucleare però che si basa sul torio. Cosa ne pensi di questa cosa? Ma direi che questa è rimasta ancora in una fase molto preliminare, per cui è molto difficile dare una valutazione. Perché i cinesi ci stanno lavorando, no? Però... Ma i cinesi stanno lavorando su molte cose, però direi che questa è una di quelle sulle quali oggi è molto difficile fare una previsione. Rapidissimo, un'idea di come siamo messi in Italia con le energie rinnovabili. Siamo bene? Potremmo fare di meglio? Stiamo facendo troppo poco? Allora, abbiamo una presenza importante delle fonti rinnovabili nella generazione di elettricità, perché ormai siamo al 26% e tendenzialmente arriveremo al 32-34% nei prossimi due anni, perciò questo è un livello molto alto anche se anche comparato con gli altri livelli europei. Abbiamo invece ancora un livello non sufficiente o comunque non adeguato alle potenzialità per quanto riguarda l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di calore e per quanto riguarda i biocarburanti. Su questo dobbiamo lavorare di più e stiamo fra l'altro sostenendo attivamente iniziative industriali nel nostro paese che puntano a sviluppare tecnologie nuove. Ottimo. Una domanda che non c'entra niente con l'argomento, ma visto che lei è qui approfitto della cosa. Il caso di Colcolle, la discarica, lei ha fatto quasi da scudo, un po' come si vede nei film d'azione quando qualcuno fa da scudo col proprio corpo, no? Per proteggere. No, è una bella metafora. Nessuno scudo. Abbiamo esaminato i dati a disposizione, li abbiamo confrontati con i criteri e gli obiettivi stabiliti dalle direttive europee e dalle leggi nazionali, abbiamo verificato che le caratteristiche di quel sito dal punto di vista ambientale non erano adeguate. A questo poi si è aggiunto il fatto che lì c'è anche Villa Adriana, perciò un motivo in più. Devo dire che poi, al di là del rumore, della polemica, abbiamo lavorato su questo e con il buon senso abbiamo concluso. La soluzione quindi quale sarebbe? Perché i rifiuti in qualche modo devono essere trattati. La soluzione è quella indicata dalle direttive europee e quella che è applicata in molte regioni italiane, soprattutto del centro-nord, raccolta differenziata a livelli molto elevati, con recupero di materiale, perciò riciclo di materia, recupero di energia per quella quota che può essere recuperata utilmente come energia e ricorso alle discariche solo per la quota marginale dei rifiuti. Che vorrebbe dire che le discariche dovrebbero grosso modo servire il trattamento del 20% dei rifiuti. Oggi purtroppo a Roma la situazione è tale per cui più dell'80% dei rifiuti vanno in discarica e perciò la prima cosa da fare è ridurre la quantità di rifiuti attraverso la raccolta differenziata e poi trovare una discarica, cosa che faremo credo in tempi molto brevi, che garantisca il rispetto delle normative europee e delle leggi nazionali, cioè che eviti il rischio di contaminazione ambientale. Bene, un'ultima cosa, dopo la lascio andare. C'è qualcosa che vorrebbe dire da ministro a Carlo Rubbia, così mi ricollego a ciò da cui siamo partiti? Che non perda l'abitudine di lavorare con gli italiani, ma comunque andrò a trovarlo molto presto a Berlino, a Potsdam, dove lui ora sta lavorando. La ringrazio, buongiorno. Ciao.